Benvenuti al mio canale YouTube, io sono Tommaso e sono un appassionato di calcio. Mi occupo principalmente del calcio italiano e curiosità inerenti a questo mondo. Sono un liceale e aspirante del cronista e divulgatore sportivo. La mia avventura sul web inizio qualche anno fa e penso sia arrivato il momento di rinnovare qualcosa. Questo video non vuole essere una narrazione della mia crescita nel mondo social, bensì vuole essere un mattoncino per costruire qualcosa di importante, una prima pietra per il nuovo inizio, un vero e proprio nuovo trampolino di lancio. Voglio dare l'opportunità a chi ancora non mi conoscesse, ma anche chi ormai è solito passare da queste parti, di capire cosa tratto e cosa tratterò in futuro su questo canale. Rispetto alla programmazione degli anni scorsi, oltre ai vari post partite, commenti live alle partite, ci saranno due nuove rubriche, ma presto ci saranno anche altre rubriche, quindi preparatevi. Storie sul calcio e le recensioni sui libri a tema calcistico. Questa tipologia di video, sicuramente più elaborata e complessa da realizzare, si farà a metà settimana, mentre per l'orario possiamo concordarci con voi, come alla fine ho sempre fatto per tutte le mie rubriche. Sarò presente anche quest'anno i vlog allo stadio, perché sapete il legame che ho con gli stadi, io sono innamorato del clima da stadio, però è chiaro che si farà con tempistiche e programmazioni variabili, specie in questo periodo incerto dove potrebbero richiudere tutto da un momento all'altro. La trasparenza è sempre stata di casa, per me i valori fondamentali sono lealtà e fiducia reciproca, per cui ci saranno anche alcuni extra, dove ci saranno approfondimenti, documentari, aneddoti, curiosità, anche qualche Q&A, perché no? La più grande novità però risiede nell'implementazione, nella programmazione di questo canale, ovvero dei podcast. I podcast finalmente saranno anche su questo canale. La trazione di raccontare qualcosa davanti al microfono ha preso anche me, e quindi potrebbe esserci anche l'appuntamento sulle varie piattaforme che possono essere Spotify. Al momento però preferisco lanciare questa cosa prima su YouTube, poi eventualmente potremmo parlare anche di altre piattaforme come può essere Spotify per i podcast. L'appuntamento avrà luogo due volte al mese, il lunedì alle ore 14. Questo è già scritto sia il giorno e sia l'orario, quindi tenetevi pronti. Una volta ogni 3 settimane ci sarà questo benedetto podcast. Penso di aver detto tutto, anzi in realtà ho anche parlato per troppo tempo. Mi scuso con chi dovrà montare il video, perché sì, ragazzi, per la prima volta non monterò io un video, però ringrazio il mio collega che dovrà montare il tutto, perché sì, ve l'avevo già detto nelle stories su Instagram, ma quest'anno ho anche un team dietro che mi supporta, quindi sono molto contento e spero di fare le cose in grande. Il canale aveva decisamente bisogno di un restyling del design per permettere una comunicazione più efficace, alla quale io tengo particolarmente. Quotidianamente mi trovate su Instagram, Facebook, Twitter e ovviamente YouTube, quindi potremmo scambiare opinioni su tutti i social, seguitemi ovunque. Questo era solo Mondo Calcio, anche Tommaso va bene. Sogno, vivo e racconto il calcio a portata di click.